la trasparenza può essere considerata anche una qualità? È una qualità, e direi una qualità in questo momento particolarmente ricercata. Il tema è che trasparenza non significa necessariamente, come dire, verità, ma significa accessibilità alle informazioni. E questo è un mestiere piuttosto complesso. C'era bisogno di trasparenza, evidentemente nella comunicazione, nella pubblicità, nei giornali non c'è un codice etico, non ci sono delle regole? Nella comunicazione, come dire, degli anni Ottanta aveva una regola classica che era, doveva essere veritiera, onesta e corretta, ma questo probabilmente non l'è mai stato, perché il motore della comunicazione di prodotto è un motore ad interesse economico. Nella comunicazione tra istituzione e cittadino, diciamo nella comunicazione cosiddetta istituzionale, invece il tema della trasparenza diventa un requisito necessario, non opzionale. Quindi possiamo dire che viviamo in un mondo poco trasparente che ha bisogno di cambiare? Viviamo in un mondo poco trasparente nel senso che c'è un surplus di informazioni. Zygmunt Bauman, che è, diciamo, il teorico della società liquida, teorizzava proprio che si è passati da una ricerca cosiddetta di libertà in cambio di certezze, alla ricerca di certezze in cambio di cedere un po' di libertà. Quindi il tema della trasparenza diventa una ricerca, come dire, quasi sociologica della comunità di avere dei punti di riferimento più chiari e dei punti di comparazione più certi. La trasparenza può essere anche un facilitatore etico della comunicazione? Certamente, la trasparenza diventa il facilitatore per eccellenza, perché è come dire, un trasduttore di fiducia, è un trasduttore di identificazione, è un trasduttore di consapevolezza. Quindi i rapporti che possono esistere tra etica e comunicazioni saranno sempre più importanti? I rapporti sono talmente importanti che diventano vincolanti per certi versi. E da un lato, e dall'altro questo significa anche in qualche modo una reingegnerizzazione di tutto un sistema, che è un sistema che si è basato molto su, come dire, su fattori estetici, su fattori di superficie, d'altra parte questo è il mestiere del pubblicitario, sintesi e apparenza, e che invece diventa qualcosa che va, come dire, reinterpretato in senso di strutturazione e ingegnerizzazione interna molto più consistente, perché ovviamente etica, valori, significa evidentemente seguire dei processi più complessi, più aperti, più controllati. La sua azienda, che arriva da tanti anni, cioè da generazioni passate, ha sempre avuto un'attenzione alla trasparenza, all'etica? Sì, perché la mia azienda in realtà è solo un'espressione di una lunga storia di famiglia, che ha avuto sempre, come dire, da un lato il coraggio dell'impresa, dell'imprenditore di nuove sfide, dagli aerei degli inizi del secolo ad altre grandi attività che hanno visto poeti ed altri artisti illuminati essere coinvolti in attività in prima industriali, adesso imprenditoriali. Quindi il concetto per il quale fare impresa non è soltanto produrre denaro, ma è, come dire, costruire valori.